Inizialmente diciamo che siamo metà dei carbonari. Esattamente metà, esatto. E ne mancano altri tre. E lo scaccio ci racconterà cosa. Noi siamo un collettivo nato a fine novembre dell'anno scorso, 2017. Ci siamo conosciuti frequentando i vari circoli di poesia a microfoni aperti e mossi da simpatia reciproca e anche dalla voglia di proporre qualcosa di diverso, abbiamo deciso di cominciare a fare queste serate di lettura tutti quanti insieme, e da qui è nata proprio l'idea di Carbonari della poesia. Carbonari perché vogliamo fare un po' qualcosa che sia contrario un po' al mainstream che c'è adesso, quindi calcare molto sulla parola, quasi portarla anche a uno spettacolo, e quindi dando peso soltanto principalmente alla parola nuda e cruda, e fatta anche in locali magari dove la convivialità la fa da padrona, quindi taverne, pub e posti del genere. Non portiamo un'idea di poesia comune, attenzione, noi portiamo un'idea di collettivo di poeti in comune, di un modo di voler intendere la poesia. Poi ognuno in realtà vive la poesia a suo modo. In realtà l'invisibile è tutto quello che scorre dentro la città, e sicuramente la poesia è una di queste componenti, nel senso che non è di certo a livello culturale quello che più si nota, quello che fa più clamore, quello che si sente di più, striscia diciamo fra quelli che sono i palazzi più grandi della città, però c'è.